Una settimana in cui si celebra San Francesco d'Assisi, il santo ecologista ante litteram, che per primo pose l'accento sul rispetto del creato, dell'ambiente e degli animali che lo popolano. L'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, ha promosso in tutta Italia le Giornate Nazionali degli Animali, una serie di manifestazioni per richiamare l'attenzione dei cittadini sulla necessità di curare e proteggere questi nostri amici a quattro zampe. E per lanciare la campagna di sensibilizzazione ha utilizzato lo slogan «Guardati intorno, gli animali sono sempre accanto a te». Quest'anno l'attenzione è stata rivolta all'importanza del cibo e delle cure. Anche la sezione EMPA provinciale di Nuoro, presieduta da Maria Paola Boneddu, ha aderito alla campagna, proponendo la giornata di ieri una serie di eventi dedicati in particolare ai cani, questi amici a quattro zampe che sempre di più fanno parte della vita quotidiana dei cittadini. Una manifestazione articolata in due momenti, ospitata in piazza Vittorio Emanuele e che ha ricevuto il patrocinio del comune di Nuoro. Tanti nuoresi, piccoli e grandi, hanno voluto assistere all'esibizione programmata dagli organizzatori, alle performance dei Border Collie della scuola Agility Dog di Ghilarza, che hanno dato un saggio del loro addestramento e intelligenza, a quelle del pomeriggio con la mostra canina dedicata sia ai cani di razza che ai meticci, con una giuria qualificata che ha assegnato i primi agli animali ritenuti più in linea con le direttive della mostra. Ospiti d'onore della serata i cani antidroga del nucleo cinofilo dello squadrone carabinieri cacciatori di Sardegna di base alla Basanta. I cani antidroga hanno mostrato le loro capacità sotto la guida dei conduttori di scovare sostanze stupefacenti, un'attività preziosissima al servizio della collettività e delle istituzioni.